Il prossimo 26 aprile i sindaci del distretto 44, di cui Ragusa è l'ente capofila, voleranno a Roma per un incontro istituzionale al Ministero dell'Interno in merito ai fondi PAC, il cui blocco sta causando molti disagi alle famiglie interessate dai servizi di assistenza agli anziani e al servizio infanzia dell'intero comprensorio ibleo. A dare comunicazione della trasferta romana in cerca di buone nuove sono stati gli stessi sindaci del comprensorio e gli assessori ai servizi sociali. Presenti infatti all'incontro a Palazzo dell'Aquila insieme al sindaco di Ragusa, Federico Piccitto, padrone di casa, anche Vito Fornaro, primo cittadino di Chiaramonte Gulfi, Bartolo Giaquinta di Giarratana. C'erano anche gli assessori dei comuni di Santa Croce e Camerine e Monterosso Almo. Sinergie unanime tra i presenti per ribadire la necessità di trovare una soluzione al blocco dei fondi PAC, che hanno garantito fino ad oggi un'ottima qualità dei servizi offerti ai cittadini. I sindaci del distretto hanno puntato il dito contro i ritardi accumulati dagli uffici regionali per la rendicontazione e contro la mancanza di programmazione di altri distretti meno solerti e esemplari che non hanno utilizzato i fondi PAC rendendoli vani. La speranza è che almeno per il prossimo anno vengano sbloccati i fondi PAC 2014-2020 che darebbero la possibilità di ripristinare i servizi ad oggi non supportabili se non in maniera minima dalle risorse comunali molto provate dai tagli degli stanziamenti regionali e nazionali. Per poter mantenere i servizi offerti sia per gli anziani che per il nido nell'intero distretto, anche per il 2017, occorrono infatti circa 2 milioni di euro al momento bloccati. I sindaci partiranno per Roma nella speranza di trovare rassicurazioni o altre soluzioni immediate.